Bentrovati a tutti quanti voi. Dobbiamo parlare di un argomento molto molto delicato, di un argomento che francamente è inquietante per quanto riguarda appunto il calcio italiano, ma soprattutto una delle società del calcio italiano, l'Inter, che oltre ad essere molto abusiva, la sua presenza è davvero molto, diciamo, ingombrante sotto ogni punto di vista, perché rischia di andare a finire nelle tasse dei cittadini italiani. Ma andiamo per ordine, sentiremo anche in questo contenuto un video molto particolare che comunque vi linko sotto qui, che è passato volutamente sotto traccia. Praticamente la Russa era presente allo scorso consiglio di amministrazione dell'Inter, ma prima di parlare di questo argomento voglio ricordare un po' l'attualità. Danilo non potrà essere presente per la partita di domenica sera tra Juventus e Fiorentina. Il giocatore argentino è praticamente ancora alle prese con un malanno muscolare e quindi non può ancora recuperare. Bisognerà vedere se con la partita contro il Cagliari o eventualmente dopo la sosta, se il giocatore brasiliano riuscirà ad essere dunque della squadra. Poi abbiamo visto, e anche qui vi rimando ai miei altri social, cosa sta avvenendo a Firenze, cosa sta capitando a Firenze a proposito di Juventus e Fiorentina. Cosa è successo ieri allo stadio di Firenze, che è qualcosa di gravissimo, cioè i tifosi che sono andati allo stadio di allenamento della Fiorentina hanno riunito i calciatori ed hanno buttato fango e veleno sulla Juventus caricando l'ambiente, per cui la Juventus troverà un ambiente come sempre molto ostile, molto delicato, sicuramente molto, diciamo, antisportivo, come d'altra parte da oltre 40 anni si verifica sul campo della Fiorentina quando va a giocare la Juventus. Ma come sapete non soltanto la Juventus, ma di questo avremo modo di parlare anche diciamo successivamente in un altro contenuto. Poi qualcuno ancora pensa che l'Inter, i suoi tifosi, i suoi, diciamo, agguerriti sostenitori, molto nervosi per effetto della loro essere perdente, stanno buttando fango per la questione del video. Guardate, questi hanno nascosto le telefonate di Calciopoli, sono arrivati a nascondere questi taroccatori, questi imbroglioni, le telefonate che poi la difesa di Moggi ha dovuto estrapolare e portarla all'attenzione della FIGC, quando però era già tutto prescritto e loro l'hanno scampata bella. Voi pensate che possono taroccare un filmato? Questi taroccano tutto. Ma poi io vi invito a chi mi sta ascoltando di andare a valutare tutti gli episodi della Juventus rispetto a come vengono giudicati dai tifosi dell'Inter. Dicono solo fake news, puttanate, accuse, sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista. Ogni rigore per la Juve non c'è mai, ma questi sono stati capaci di far passare per rigore una ostruzione di Ronaldo, di Giuliano su Ronaldo. Un'ostruzione chiara. Si tratta di un calcio di punizione in due, quando il giocatore si frappone tra l'avversario e il pallone, quando il pallone è a distanza di gioco. Proprio quello che si è verificato tra Ronaldo e Giuliano. Questi per 30 anni vi hanno detto che era calcio di rigore, ci hanno costruito una calciopoli sopra. Voi ancora date credito a questa gente? Voi ancora date credito a queste persone? Bisogna insistere su questo argomento, bisogna insistere. Consiglio di amministrazione dell'Inter, l'assemblea dei soci,
non c'era Zhang. Lo hanno fatto parlare in un video, non si sa quando è stato registrato, dove è stato registrato, come è stato registrato, e non ha parlato di debiti. Zhang. No, non c'è una dichiarazione di Zhang da oltre 4 mesi. Stanno probabilmente nascondendo delle verità incredibili. E sotto questo aspetto noi non possiamo andare, diciamo, avanti sotto traccia facendoci prendere per culo come già abbiamo fatto per 30 anni. No! Dov'è Zhang? Perché non è qua? Cosa sta facendo Zhang? Una società che parla di futuro mentre è indebitata fino al collo, tenuta in vita, fra l'altro, da forze non interne alla società. Voi vi rendete conto di cos'è l'Inter in questo momento? Io mi rendo conto anche che tanti di voi non ne vogliono sentir parlare, allora staccate e cambiate canale, andate su altri argomenti. Ma io ne parlo perché so anche di rischiare, perché sappiamo bene chi c'è dietro queste vicende. Però bisogna parlarne, non può passare sotto traccia una situazione del genere. Un video anonimo, senza che nessuno poteva fare le domande. Ma poi era presente la russa a questa assemblea dei soci. Un socio, la russa? Sì, un socio. Ma io credo che invece la russa là stava non come socio, ma come titolare dello Stato. E il presidente del Senato, per cui è la seconda carica dello Stato, cioè la russa, dove siamo caduti in basso in questa nazione. E c'è un video che adesso vi faccio sentire, che vi linko anche, come ho detto, qui sotto, molto particolare. State bene a sentire. Ieri si è svolta una surreale assemblea dei soci dell'Inter e quanto accaduto è assurdo. Una società che, da quello che sentirete e capirete da questo articolo, è tenuta in piedi da forze non facenti parte della società. Tutto questo è scandaloso, la paghiamo noi. Guarda tutto il video e prendi un calmante, è consigliato. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per avere queste notizie che non troverai in TV o sui giornali. È gratis. Mentre leggo le notizie mi chiedo come si può credere a tutto ciò, come si può rimanere in silenzio di fronte a tali dichiarazioni. Stamattina ho letto di conti in miglioramento e di un futuro radioso. Il tutto è stato riferito da una persona assente all'assemblea che si è manifestata solo attraverso un video. E questo era un video del presidente. Un video senza alcun riferimento di luogo o data, senza possibilità di interazione o dibattito. Potrebbe essere stato fatto in qualsiasi luogo, ma fonti vicine al presidente indicano che sia in carcere. Quindi non si è potuta fare alcuna domanda, anche perché i giornalisti non sono stati autorizzati. E allora vuol dire che le cose da nascondere sono tante. E parlando di questi conti, ci raccontano che tutto sembra andare alla perfezione. Sorprendentemente la russa era presente all'assemblea, se avete capito bene era lì, dando l'impressione di avere il controllo della situazione nella società. Quindi è semplice capire che l'Inter possa essere salvata con i soldi nostri, ovvero dallo Stato. È preoccupante notare che molti giornalisti hanno riportato queste dichiarazioni senza entrare nel merito.
non hanno toccato il tema dei debiti, concentrando l'attenzione su progetti futuri come la costruzione di uno stadio. Ma analizzando i conti si nota un rosso di 85 milioni e i ricavi sono di 425 milioni, in calo rispetto all'anno scorso che erano di 439 milioni. Il patrimonio netto negativo è l'unico in Italia. Da 86 milioni è salito a 162 milioni. Non c'è nessuna squadra in Italia e al mondo con una situazione di patrimonio netto negativo, a parte quelle fallite. L'indebitamento finanziario netto si è passati da 268 milioni a 308 milioni. Come si può parlare di miglioramento? Il mio intento non è criticare l'Inter o il mondo del calcio, ma auspico un campo di gioco equo per tutti. Con questi numeri, come si può pensare di competere? Altre società sono fallite per molto meno e l'Inter si iscrive ancora al campionato? Ecco le domande che vorrei rivolgere a La Russa, vicepresidente del Senato. Cosa pensa dei debiti dell'Inter e delle sue problematiche finanziarie? Cosa ne pensa di un presidente che viene inseguito dai tribunali per debiti non saldati? E infine, perché era presente all'Assemblea? La sua presenza suggerisce forse che lo Stato sta cercando di salvare l'Inter attraverso manovre poco trasparenti? Sarebbe interessante avere le sue risposte, specialmente riguardo a una società con un patrimonio in negativo e un indebitamento finanziario di 308 milioni. Cosa ne pensate? Facciamoci sentire. Commentiamo con Inter fuori dalla Serie A e mettiamo mi piace al video in modo che più gente possibile conosca la situazione. Questo è un video di UCN, Ultimo Ora Calcio News. Potete iscrivervi regolarmente, io non so chi sono, non so cosa fanno, però fanno un'informazione precisa, decisa, un'informazione molto vicina a quella che faccio io da tempo, un'informazione capace di entrare dove non entrano gli altri. Ecco perché molte volte le mie informazioni che vi do sembrano informazioni pazzoidi di qualcuno che butta nella mischia valanga di fesserie e di fake news. Invece poi tutto quello che vi dico io si rivela sempre una fonte molto attendibile, perché io sono una fonte molto attendibile, lo vogliate o no, ma in questo momento anche nei miei confronti c'è una attività di screditamento da parte dei tifosi dell'Inter. Se voi vedete TikTok, vedete Instagram, vedete Facebook, contro di me i tifosi dell'Inter stanno facendo una azione di grande screditamento, perché io li faccio impazzire, perché io sono l'unico che gli dice la verità in faccia come si deve, senza veline. Quando vi dissi che avevo il dubbio che Zhang potesse essere stato arrestato, vedete, non sono solo io a dirlo, ci sono anche altri organi di informazione. Ma questo da 4 mesi dove sta? Cosa fa? Non lo si vede in giro. È evidente che sta in una situazione molto difficile, sta in una situazione molto particolare. Ecco, e vogliono parlare sempre di... Addirittura la Gazzetta dello Sport oggi parlava del piano Zhang di rilancio. Ma quale piano Zhang? 1 miliardo e 300 milioni di passivo. Fra poco saranno 1 miliardo e 500 milioni di passivo. Con La Russa, che è il presidente del Senato, che va all'assemblea dei soci dell'Inter. Ma noi stiamo scherzando? Ma davvero pensate che noi siamo così matti? È una squadra fallita, abusiva, va tolta di mezzo. Ma per il bene degli altri, non ce ne frega che delle televisioni, del calcio, del brand, del calcio italiano. Non può il calcio italiano esportare una squadra fallita. Non può, è una vergogna per il calcio italiano. È uno schifo che il calcio italiano presenta una squadra fallita ai ranghi di partenza delle competizioni europee piuttosto che ai campionati italiani. Questi non possono essere iscritti al campionato, non ne hanno le caratteristiche economiche, bilancistiche. Qui stanno falsando tutti i bilanci possibili, li stanno totalmente falsando. Prima o poi questo terremoto dovrà scoppiare,
prima o poi questa vergogna dovrà emergere, questa cacca dovrà emergere, questa merda dovrà emergere. Non è possibile fare silenzio e stare zitti su una cosa così pericolosa per il calcio italiano. Mi rendo conto, i 75.000 ogni partita, gli interisti che sono sparsi in tutto il mondo, lo sappiamo, ma ora sono falliti, stanno con l'acqua alla gola, non hanno più la possibilità di riprendersi. Zhang è scomparso, non c'è più Zhang, è il presidente. Chi deve ricapitalizzare? Fateci capire. Come fanno a fare le manovre di bilancio questi qua senza il presidente? Dov'è sto presidente? Inseguito da tutti i tribunali del mondo, un bancarottiere, un delinquente chiaro, evidente, no? D'altra parte, di delinquenti questi se ne intendono. L'avanzo di, o meglio, un condannato al terzo grado di giudizio come Oriali, di cui ne hanno fatto una bandiera. Queste sono le bandiere dell'Inter, Oriali. Oppure una bandiera dell'Inter, Ronaldo che andava a trans, un drogato, un tossico, uno di quel di quella vergogna disumana. Queste sono le bandiere di questa squadra. Deve scomparire l'Inter, perché non ha i requisiti per stare nel calcio. Non c'è, è abusiva. In questo momento è una squadra abusiva. È chiaro che noi parliamo, querelate. Perché non arriva la querela? Perché non arriva la querela se vi dico che l'Inter è una squadra tecnicamente fallita, i cui libri vanno portati in tribunale? Anche perché il debito che l'Inter ha contratto supera, o meglio raddoppia, i beni dell'Inter, compresa la pinetina di Appiano Gentile. E anche il Monte Calciatori. Mi fermo qui per il momento, ma naturalmente noi su questo avremo modo di interagire, di parlare, però su questo canale si parla anche di questo. Si parla di questa squadra spudoratamente fallita, con un vicepresidente, con un presidente del Senato che è la seconda carica dello Stato, che va all'assemblea dei soci per controllare. Ma mica qui siamo fessi, mica siamo scemi. Qui di calcio non c'è niente. Quindi l'Inter non c'entra più con il calcio. Non c'entra più. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno e a fare un bel commento se lo ritenete ancora più opportuno. Naturalmente ci saranno, io li cancellerò, le migliaia di commenti dei tifosi dell'Inter, ma non può essere altrimenti, non hanno altri argomenti che l'insulto, perché non hanno come rispondere, non hanno la risposta a dire I am fallito. Devono scrivere I am fallito, questa è la risposta. Alla prossima.